Buonasera a tutti dal centro vocazionario di Pianura. La chiesa esulta di gioia perché la musica, le parole che sentite in sottofondo, Fatti Santo oggi a Napoli, in Campania, al sud, nella chiesa tutta, sono per Giustino Maria Russolillo, che domenica scorsa è stato innalzato agli onori degli altari da Papa Francesco insieme ad altri beati in una gremitissima piazza San Pietro. 2000 persone adesso a Pianura stanno celebrando e ringraziando il Signore con una celebrazione che comincerà alle ore 17, presieduta dal prefetto per le cause dei santi, il cardinale Marcello Semeraro, per dire ancora grazie a Dio per il dono di quest'uomo, che scopriremo insieme oggi meglio attraverso la testimonianza di tante tantissime persone. E il primo è proprio accanto a me, Claudio Ciotola. Permettimi, Claudio, il tuo anzitutto collega giornalista, avvocato, gran cerimoniere, ma soprattutto hai avuto modo di presiedere in questi anni la comunicazione, i rapporti con la stampa, cercando di dire a tutti quanti noi chi fosse Don Giustino. Allora la prima domanda è: dove siamo? Questo centro di Pianura è chiamato vocazionario perché Don Giustino, nato 131 anni fa, che cosa ha voluto costruire qui? Don Giustino principalmente qui ha fondato il vocazionario. Don Giustino è stato il prete che ha dato possibilità alle persone che non avevano possibilità economiche di potersi fare preti. Quindi da qui è nata la prima pietra, da qui è nato il vocazionario e qui ci sono questi santi uomini che si sono dati alla vocazione. Oltre a fare questo, Don Giustino ha fatto tante belle cose anche per il territorio di Pianura. Don Giustino oggi è santo, dopo millenni abbiamo un santo dell'area flegrea, una cosa bellissima, lo dicevi anche tu prima, il territorio, ma non solo il territorio di Pianura, tutta l'area flegrea, vedete qui sono accorsi non solo da Pianura ma da tutta l'area flegrea, da tutta Napoli per festeggiare questo santo, un santo comune. Lui diceva fatti santo, tutto il resto non è nulla, quindi questo vi fa capire proprio la semplicità di quest'uomo. Don Giustino ha fondato, quindi qualche elemento per capirlo in più. Cioè, è nato 131 anni fa, ha fondato la Società delle Divine Vocazioni, prima il ramo maschile e poi si è aggiunto anche il ramo femminile. Preti e suore, attraverso un messaggio di vita fedele al Vangelo. Venendo ai giorni nostri, è stato un parroco, un uomo santo, e diceva da piccolo, quasi in maniera profetica, io farò i preti, farò il prete e farò i preti. Oggi in una città come Napoli è importante avere riferimenti come San Giustino. È importantissimo, ma non solo nella città di Napoli. I vocazionisti sono presenti in 6 continenti, sono presenti in tutto il mondo, quindi la possibilità non è solo data all'Italia, ma a tutto il mondo è data a queste persone che non hanno possibilità. Voi sapete che tutti quanti che per diventare preti bisogna frequentare la scuola, l'università, non tutti hanno queste possibilità e i vocazionisti con le loro umili forze danno la possibilità a tutti di farsi preti. Claudio, noi ci sentiremo più avanti, intanto noi vi lasciamo godere anche il clima che si respira qui, fa molto caldo a Pianura, diciamolo, oltre 30 gradi, ma ci sono 2000 persone che invocano San Giustino e tante altre collegate con lo streaming e oltre la televisione in ogni parte del mondo. Per dire grazie a questo parroco, a cui figura la scopriremo nel corso della serata, e poi soprattutto prima dell'inizio della Santa Messa, tra pochi minuti arriverà qui proprio il corpo, le spoglie mortali di San Giustino, perché deve stare in mezzo a noi nel cielo, ma anche con ciò che resta del corpo, che è stato poi ciò che ha costruito tanto proprio negli anni della sua permanenza qui a Pianura, per i giovani, come diceva Claudio Ciotola, per i giovani poveri e per le donne. Un grande esempio, e oggi di esempi ne abbiamo bisogno. Lasciamo parlare la piazza, la musica, il canto e soprattutto questo sole di santità che oggi bacia Pianura e tutta la chiesa che esulta per San Giustino. Cantiamo gloria, gloria al Padre e al Figlio.
San Giustino Maria Russolillo, pensate, è il terzo di 10 figli e nacque il 18 gennaio del 1891. E la bellezza di questo santo è contraddistinta dalla sua semplicità. San Giustino quindi riesce attraverso il suo messaggio a, ovviamente, a coinvolgere in modo particolare i giovani. E allora facciamo tutto in diretta, lo vedo già in postazione insieme a me, lo ringraziamo, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. È bellissimo vedere tutte queste persone qui per pregare. Devo dire veramente un'atmosfera straordinaria, che è fatta di entusiasmo, perché chiaramente questa, questa presenza di un santo a Pianura rappresenta un momento di grande orgoglio anche per questa comunità, per tutta la comunità flegrea e per Napoli, ma anche un momento di grande fede e partecipazione, anche gioiosa, veramente un'atmosfera straordinaria che ci dà forza, speranza e ci aiuta in un momento di difficoltà nel quale però noi dobbiamo avere grande fede e grande senso, diciamo, dell'impegno. Credo che la lezione di San Giustino sia proprio questa: non scoraggiarsi, impegnarsi, lavorare, sporcarsi le mani, aiutare chi ha bisogno, creare opportunità per tutti. E credo che questo è il messaggio che noi dobbiamo raccogliere. Sindaco, la domanda sembra quasi d'obbligo. San Giustino si è impegnato per i giovani affinché non prendessero altre strade. La città di Napoli sta vivendo un momento particolare, una vera e propria emergenza minori che si danno alla criminalità, hanno 15-16 anni. Ora, salvarsi non significa necessariamente farsi preti, però forse avere dei modelli positivi oggi è importante. Sì, bisogna avere modelli positivi, ma soprattutto bisogna avere cura dei ragazzi, cura dei bambini, soprattutto di coloro che possono ovviamente avere dei modelli negativi. Io penso che la città Napoli, tutto il mezzogiorno, si deve molto impegnare sul tema dell'educazione, del seguire i ragazzi, i bambini già dal momento degli asili. Cioè, noi più scolarizziamo i giovani, più diamo a loro un ambiente educativo con valori positivi, più combattiamo questi valori negativi, questi modelli che sono modelli poi di fatti di odio, di imitazione di persone che poi alla fine hanno creato violenza e poi hanno anche perso la vita. Quindi io penso che Napoli debba ripartire proprio dai suoi giovani, e questo messaggio che viene oggi è fondamentale, ci dà forza e speranza. Grazie al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per essere stato con noi. A dopo, sindaco. E noi continuiamo a partecipare alla celebrazione che sta per cominciare qui nel vocazionario di Pianura, sentendo ancora il suono dell'organo, la bellezza di questa piazza con 2000 persone che si prepara alla celebrazione della Santa Messa, che sarà presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro, prefetto per le cause dei santi, e soprattutto siamo pronti ad accogliere qui in mezzo a noi il corpo proprio di San Giustino. San Giustino, lo diceva anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è un elemento di forza per i giovani. È particolare, e ce lo faremo raccontare tra poco da un prete, perché sapete tutti quanti che non si diventa santi così. C'è bisogno di un miracolo accertato, prima per la beatificazione e poi il processo di canonizzazione continua, e un'altra commissione medico-scientifica analizza la sussistenza di prove e quindi anche di fatti inspiegabili che accadono per accertare un miracolo per la canonizzazione. E il miracolo che ha portato alla canonizzazione a Don Giustino Maria Russolillo è quello di un giovane vocazionista. Un novizio si trovava qui a Pianura e cadde un giorno di aprile riverso nella sua stanza, privo di coscienza.
un coma profondissimo, lo prese e fu ricoverato all'ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli Laschiana, così come lo conosciamo. Pensate alla gravità della condizione medica di questo giovane, al punto tale che fu già immaginato l'espianto, la donazione degli organi, non c'era veramente nulla da fare. I vocazionisti però, i padri vocazionisti, questa catena di uomini e di donne, sotto la preghiera e l'intercessione di Don Giustino Maria Russolillo, cominciano a riunirsi, a pregare, non solo fisicamente insieme, ma anche in ogni parte del mondo dove erano riuniti, per questo giovane novizio, Don Rosolov, anche un nome. E inspiegabilmente, una mattina di aprile, Don Rosolov apre gli occhi, comincia a parlare, a muovere leggermente gli arti, ma soprattutto Don Rosolov, dopo qualche ora, inspiegabilmente si alza e comincia la sua attività normale. La commissione medico-scientifica, che ha analizzato poi le carte, i referti medici, la sua cartella clinica, ha immediatamente giudicato come inspiegabile. Ma il fatto straordinario sta in ciò che aveva vicino a sé, durante il coma profondo, questo giovane. Era una piccola reliquia di Don Giustino Maria Russolillo. Questa preghiera del popolo, questa preghiera degli uomini e delle donne, è riuscita in un qualche modo ad arrivare a Don Giustino, che si è manifestato attraverso questo segno prodigioso. Allora mi raggiungono adesso in postazione, alla mia destra, il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, e alla mia sinistra il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. Eccoli in fascia tricolore, le istituzioni presenti. Comincio da Giosi della Ragione, santo dell'area flegrea. Manfredi, sindaco metropolitano, diceva è un importante segno per i giovani, ne abbiamo bisogno e non è mai abbastanza. Assolutamente sì, la comunità di Bacoli, in particolar modo di Baia, oggi qui presente perché abbiamo avuto l'onore di ospitare Don Giustino, San Giustino, all'inizio anni 30, per 2 anni, da noi è venuto a curarsi. È bello immaginare, parlavo già prima con molti cittadini di comitati di pianura, di fare sinergie e quindi di poter far conoscere la nostra città, di creare, far notare le bellezze archeologiche, naturalistiche, di cui San Giustino parlava in alcune lettere che sono state conservate. Quindi la sinergia con Napoli, con i Campi Flegrei, Quarto, che abbiamo vissuto pochi giorni fa con la meraviglia del Giro d'Italia, continua con San Giustino e quindi ancora una volta le parrocchie, le curie, diciamo l'aspetto cattolico riesce ad unire i Campi Flegrei più di ogni altra cosa. San Giustino nei primi anni del Novecento e la sua gioventù prende questo impegno, una volta diventato sacerdote, dopo essere stato nominato a pianura della parroco della chiesa di San Giorgio Martire, decide di fondare la Società delle Divine Vocazioni attraverso una formula più semplice inizialmente, ridotta, una fraternità, come si suol dire, un cenacolo, una piccola comunità, ma le difficoltà di Don Giustino non sono state poche. Lui ha dovuto nel corso degli anni combattere per affermare la volontà e qualche volta anche obbedire a determinati no che gli sono stati detti. Venendo sempre, sindaco, alla figura di San Giustino, molti giovani oggi si sentono dire di no ma reagiscono male. Questo esempio invece oggi ci dice tanto. Bah, sicuramente la figura di Don Giustino è una figura molto importante per questi territori, molto forte, ed è un onore noi celebrarlo. Lo abbiamo fatto già a Roma dinanzi al Papa e oggi lo facciamo qui dinanzi ad una comunità che la vede veramente partecipare in maniera gioiosa. A Quarto c'è stata una iniziativa molto bella, la confisca di un bene alla criminalità organizzata che oggi è a disposizione di tutti, Casa Meari, e questo vuole essere il messaggio del Vangelo, è un messaggio anche di lotta, se vogliamo, lo possiamo dire, contro queste forme di criminalità sempre più insite nel territorio. Sindaco. Sì, stiamo portando avanti un percorso amministrativo che deve essere considerato ordinario e non straordinario come alcuni vogliono far passare, ed è frutto anche di una grande filiera istituzionale che c'è stata in questi territori e soprattutto nel nostro territorio,
che in questi quattro anni ha vissuto e sta vivendo un'esperienza completamente diversa rispetto al passato. Grazie al sindaco di Quarto. Voglio chiudere con il sindaco di Bagoli, perché Giro d'Italia, la bellezza dello sport nei territori. Ecco, noi possiamo avere dei riferimenti importanti, ma poi siamo anche fortunati perché il nostro territorio è un territorio ricco di bellezza. Assolutamente sì, sulla scia di quanto è accaduto a Quarto, noi tra pochi giorni firmeremo il protocollo d'intesa con la Federico II per realizzare il primo centro universitario a Bacoli in un sito confiscato alla Camorra che è Villa Ferretti, quindi congiungere legalità attraverso un processo amministrativo importante. I Campi Flegrei che stanno rappresentando veramente un faro positivo per la regione Campania e la provincia di Napoli. Noi ci crediamo molto a valorizzare il tessuto culturale per creare ricchezza, occupazione e lavoro. Grazie a Gerardo della Ragione, Giosi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli, ed Antonio Sabino, sindaco di Quarto. Grazie per essere stati con noi. Noi continuiamo con la nostra diretta, i sindaci ci lasciano perché, lo dicevamo, San Giustino, che oggi celebriamo oggi attraverso questa messa di ringraziamento presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro, è un momento questo per vivere la bellezza della fede. San Giustino ha fondato i vocazionisti, padre, e allora la testimonianza di un vocazionista, la testimonianza di un sacerdote, se io dovessi dirle allora, in un minuto, mi dica chi è San Giustino. Chi è San Giustino? San Giustino è l'apostolo delle divine vocazioni. Grazie a lui tanti di noi siamo sacerdoti e siamo religiosi. Io per esempio non l'ho conosciuto, però tramite altri confratelli l'ho conosciuto e sono entrato in congregazione. Grazie alla preghiera di Don Giustino sono diventato sacerdote e vocazionista. Quindi Don Giustino è l'apostolo delle vocazioni, ma non solo. È colui che si è interessato dei laici, è colui che si è interessato dei ragazzi, è colui soprattutto che si è interessato delle vocazioni traviate, quelle smarrite. Ha prestato tanta attenzione e l'ha riportati nuovamente nel gregge. Perché ricordiamo, nel vocazionario Don Giustino accoglieva i sacerdoti, accoglieva i giovani che erano orientati al sacerdozio, ma lui li aiutava a trovare la propria strada, anche che fosse non quella di sacerdozio. A scoprire la propria vocazione, non soltanto come vocazionista, ma anche per altri ordini religiosi. Oppure, chiaro chiaro, diceva, non sei fatto per il sacerdozio, sei fatto per la vita familiare, quindi vai, non ti preoccupare. Don Giustino, oltre, madre venga più accanto a me, oltre a fondare il ramo maschile, ha cominciato anche, poi dopo qualche anno, fondando attraverso l'aiuto di sua sorella il ramo femminile. Che cosa significa oggi essere consacrate per portare nel mondo quale messaggio? Allora Don Giustino ha visto la necessità di affiancare all'opera maschile quella femminile, proprio perché ha capito che la presenza della donna è molto importante nella vita dell'uomo, specialmente nel periodo della formazione del seminario. E la nostra presenza è importante nel mondo di oggi perché ci qualifica quali vere madri, non solo delle vocazioni, ma di tutto coloro che hanno bisogno di un aiuto, allora, di un supporto, di un consiglio. Madre, è riferimento per i giovani, Don Giustino. I giovani che molto spesso si perdono, per esempio nella zona di Pianura e di Soccavo c'è stato l'omicidio di un ragazzo pochi giorni fa di 29 anni. Oggi che attività si fanno qui nel vocazionale? Ecco, io credo che la figura di Don Giustino è più che mai attuale, importante e interessante in questo luogo, perché lui ha dato onore a una zona dove realmente ci sono tante sofferenze, tante cose che magari potrebbero andare meglio e non vanno meglio. Il messaggio di Don Giustino è dire che tutto possiamo se noi confidiamo nel Signore e che la nostra missione è quello proprio di aiutare chi ci sta accanto a potersi redimere o potersi rifare e riprendere. Le vocazioni quindi è sempre un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono cambiare vita o migliorare la propria vita.
Grazie madre, grazie padre. Adesso abbiamo altri ospiti, intanto tra poco continuiamo con le immagini della piazza a sentire la bellezza di questo luogo che si prepara proprio a vivere la Santa Messa, pronti ad accogliere proprio le spoglie mortali di San Giustino. Mi hanno raggiunto intanto in postazione Andrea Saggiomo, presidente della nuova nona municipalità, Giuseppe Leonetti, presidente del comitato dell'associazione Amici. È responsabile della logistica della santificazione. E che non è facile organizzare. Vediamo tra poco da lei, allora, presidente, le istituzioni sul territorio. L'importanza, ecco, i fuochi d'artificio. A Napoli a volte si sparano, non sempre per annunciare cose positive. Che messaggio parte oggi da Pianura? Ma oggi da Pianura parte un messaggio di speranza, di pace e di amore, perché Giustino rappresenta per tutti quanti noi questi sentimenti. Rappresenta inoltre l'occasione per una narrazione differente del nostro territorio e anche per un riconoscimento in una identità che forse per troppo tempo abbiamo dimenticato, perché Pianura si è sempre distinta per essere un territorio dichiaratamente e marcatamente cattolico e quindi rappresenta per tutti quanti un'occasione di rilancio. Intanto io vedo la fanfara del 10° reggimento dei Carabinieri Campania che sta per arrivare. Affidiamoci anche ad un commento conclusivo. È stato complicato ma bellissimo organizzare tutto. Una grande organizzazione, molto difficile da organizzare, ma ce l'abbiamo messa tutta. Come responsabile della logistica abbiamo curato i minimi particolari per avere un successo a livello internazionale e siamo lieti che tutti quanti ci hanno dato un grande appoggio. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, ascoltiamo la fanfara del 10° reggimento dei Carabinieri Campania che sta arrivando qui nel piazzale del vocazionario proprio per annunciare l'imminente arrivo delle spoglie mortali di Don Giustino e poi l'inizio della Santa Messa. Sentiamoli i Carabinieri, la fanfara. C'è una frase, Claudio Ciotola, che mi colpisce molto, che ho voluto riportare perché ha lasciato scritto Don Giustino. È vero, non basta più il tempio o la scuola, occorrono altre sedi e fare tempio e scuola di Vangelo in ogni casa, in ogni strada e in ogni piazza. Questo lo scriveva poco prima degli anni 50, quindi era anche una sorta di visionario, no, Don Giustino? Don Giustino passava per le strade, camminava donando caramelle ai ragazzini, quindi quello che tu dici è vero, si parte dalla famiglia che è un concetto fondamentale e poi tutto viene lì. Ecco quello che vediamo in questi giorni, questi ragazzini accoltellati, sparatori, bisogna educare i ragazzi e tornare a quello che era il vecchio oratorio. La nostra formazione è passata per la Chiesa, bisogna fare principalmente. Don Giustino, ricordiamo che ha anche regolarizzato tanti matrimoni, vuol dire che per esempio moltissime coppie si sono volute rivolgere a lui per cercare, oltre che una benedizione, anche un consiglio spirituale, perché per chi crede il consiglio spirituale, la guida non è solamente per i sacerdoti, ma anche e soprattutto per le coppie che poi, come nel caso di San Giustino, sono famiglie che generano figli santi. Proprio quello che tu dicevi è giusto, bisogna partire dalla famiglia, si chiama sacra famiglia perché è un concetto fondamentale, parte tutto da lì, se dalle famiglie si educano i ragazzi in un certo modo, il futuro sarà un futuro roseo, un futuro migliore. E soprattutto nel mese di maggio questa celebrazione vuole essere un modo ancora più bello per essere insieme a Maria, che lui amava appellare con il titolo Celeste Superiora, Nostra Signora delle Divine Vocazioni.
l'affidamento dei giovani, delle donne e degli uomini doveva inevitabilmente passare per la Vergine Maria, che era un faro, un viatico per Don Giustino. E quindi l'esempio femminile è fondamentale. Pensate, questo circa 100 anni fa, in un mondo in cui oggi si discute ancora della figura della donna, forse non nella stessa posizione equiparata all'uomo, lui, San Giustino, ne sottolineava l'importanza. Adesso noi facciamo tacere i microfoni, almeno quelli dei telecronisti, per lasciare spazio alla solenne concelebrazione eucaristica che vedete già cominciare con la processione d'ingresso nel piazzale del vocazionario qui a Pianura, presieduta dal cardinale Marcello Semeraro. E questo è il corpo di San Giustino che viene portato a spalla proprio nella sua pianura, nella sua città, nel cuore di una Napoli che oggi soffre, è vero, ma che dice grazie comunque a Dio per i doni. E San Giustino oggi, oltre che essere un esempio per chi crede, è veramente un bellissimo dono per le vocazioni, per la città, ma soprattutto di impegno civile, di missione umana e di cambiamento sociale, che è quello che noi, a cui gridiamo ogni giorno, ma che si realizza attraverso le piccole cose, quelle che San Giustino oggi continua ad insegnarci. La croce di fuoco con amore abbraccerò, per le vocazioni spenderò la mia vita. San Giustino, canterò la tua gloria, chiamato per chiamare tutti a te. Thank you.
amore abbraccerò, per le vocazioni spenderò la mia vita. Eccomi mio Signore, manda me ad annunciare al mondo. Eccomi mio Signore, manda me ad annunciare al mondo il tuo amore. Questo è il canto d'ingresso. Il cardinal Marcello Semeraro adesso incensa la croce e poi l'altare. È giunto il corpo del santo di Pianura, Giustino Maria Russolillo, e vedete oltre 2000 persone a pregare in questo giorno di festa per la città e per la chiesa tutta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverendissima, eccellenze reverendissime, illustrissimo signor sindaco di Napoli e sindaci convenuti, autorità civili e militari, religiosi e religiose vocazionisti e di altre famiglie religiose qui presenti, confratelli nel sacerdozio, apostole vocazioniste della santificazione universale, parenti, amici e devoti tutti del nostro San Giustino, benvenuti. Eminenza, lei aveva poco meno di 2 anni quando il 2 maggio 1949 Pianura accolse esultante di gioia un altro cardinale, Monsignor Luigi Lavitrano, allora prefetto della Congregazione per i Religiosi. Così come l'hanno descritto i nostri confratelli dell'epoca e le fotografie degli archivi confermano, era anche un po' simile a voi, a lei, eccellenza. Il cardinale venne ad insediarsi come patrono e protettore della congregazione, come era usanza in quel tempo, salvando il fondatore e la sua opera da un incubo che durava già da alcuni anni. Oggi, Eminenza, lei è qui a celebrare con noi la realizzazione di un altro sogno, l'Eucaristia, cioè il rendimento di grazia per la canonizzazione del nostro amato San Giustino Maria Russolillo, fondatore della famiglia vocazionista. Se la memoria non mi tradisce, la prima richiesta di decreto per una canonizzazione portata da Sua Eminenza per ottenere la firma di Sua Santità, Papa Francesco, è stata proprio quella del nostro Don Giustino, il 27 ottobre 2020, 12 giorni dopo la sua nomina a prefetto della Congregazione della Causa dei Santi. Questo è un motivo in più per dirle con tutta la mia, con tutta la nostra famiglia vocazionista, benvenuti in mezzo a noi, anche Pianura è casa sua. Eminenza, si è reso conto che sto usando l'espressione fondatore della famiglia vocazionista, perché si tratta davvero di una famiglia, anzi, di una grande famiglia. Don Giustino, infatti, ha fondato i religiosi vocazionisti, le suore vocazioniste, l'Istituto Secolare delle Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale e attorno alla sua spiritualità e carisma
Lì, dove siamo presenti, sono sorti decine e decine di movimenti sparsi in 19 nazioni nei 5 continenti. Per quartieri di pianura, periferie ovest della città di Napoli, hanno parlato, e se ne parla tanto, Eminenza, di cose belle, così come di fatti di cronaca nera, di degrado e di progresso, di cedimenti e di speranza. Ma al di là di tutto, primeggia la figura di questo sacerdote, che a pianura faceva diventare preti senza far pagare niente, che conosceva ogni parrocchiano, perché per ognuno nutriva un'attenzione e un accompagnamento speciale, che con grande fede ha vissuto gli orrori di due guerre mondiali, divenendo per tutti un esimio propagatore di pace, invitando tutti quanti, vicini e lontani, a stringere una personale relazione d'amore con la Santissima Trinità, oceano di pace. Don Giustino, San Giustino, un sacerdote chiamato già santo in vita, ma che con umiltà fuggiva dagli onori che il popolo gli tributava, per andare a vivere quel solo a solo, direttamente nel cuore della Santissima Trinità. Un vocazionista che non si accontentò nel promuovere tanti battezzati alla vita consacrata e al sacerdozio, ma che si mise a cercare, accogliere e aiutare coloro che avevano abbandonato la propria vocazione, facendo festa quando riusciva a riabilitarli nel ministero, nella vita religiosa, e che sofferente piangeva quando non riusciva. San Giustino, un promotore della santificazione universale, che nel salutare, anche quando scriveva, ad ognuno diceva: fatti santo davvero, che tutto il resto è zero, che è più del semplice saluto, buongiorno, buonasera, perché dire ad una persona fatti santo è un invito a seguire una buona ispirazione carica di speranza. Di questa speranza posso affermare che non sono poche le persone in tutto il mondo, anche a pianura soprattutto, che hanno manifestato il segno di ripartire da questo pianurese dal cuore universale. Sì, questo è possibile, ma soltanto ascoltando i suoi insegnamenti, ispirati dalla stessa Santissima Trinità, lasciando, come lui diceva, che Gesù conquisti il nostro cuore. Si comincia nel rispondere, anzi, come diceva Don Giustino, nel corrispondere prontamente all'amore di Dio, che sempre chiama l'amore che non dice mai basta. Ascoltiamo e concludo queste sue parole, un incentivo a ciascuno di noi, a tutti noi, come un vero abbraccio di amore che delicatamente ci accarezza il cuore, elevandocelo alle celesti altezze divine. Oh mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, intravedo in ogni anima un santo particolare, in cui vagheggio una idea vostra, un tipo di santo particolare di cui non c'è che lui unico esemplare, a cui voi non intendete mai rinunciare e che voi amate con predilezione infinita. Allora, facciamoci santi. Facciamoci santi davvero, che tutto il resto è zero. E siccome all'inizio le ho detto che pianura è casa sua e con i vocazionisti si trova in famiglia, voglio salutarla. La saluto, anzi, vogliamo salutare tutti quanti con il nostro saluto. Gesù Maria Giuseppe. Più forte, Gesù Maria Giuseppe. Grazie, Eminenza, e viva San Giustino. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, fratelli e sorelle, che molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni. Mia colpa, grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
preghiamo. O Dio che hai ispirato al santo presbitero Giustino Maria Rustolillo di condurre i tuoi figli alla perfetta unione con te mediante la santificazione universale, concedi a noi per sua intercessione di scoprire la nostra vocazione e di custodirla fedelmente, seguendo Cristo nel cammino della vita. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua. Invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, allode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio. Prendiamo grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro.
Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is, the Christ." And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which, when translated, is Peter. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas", que traducido significa Pedro. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou: "Encontramos o Cristo", que quer dizer Messias. Então, conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: "Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas", que quer dizer Pedro. André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: "Nous avons trouvé le Messie", ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: "Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas", ce qui veut dire Pierre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia.
dopo i fasti di una piazza San Pietro colma di pellegrini da ogni parte del mondo, ci ritroviamo qui a Pianura, in questo popoloso quartiere, periferia del capoluogo partenopeo, per ringraziare Dio del dono che attraverso la Chiesa, attraverso la voce del Papa, al quale va il nostro pensiero filiale affettuoso in questo momento, il dono che Dio ci ha fatto con la canonizzazione di San Giustino Maria Russolillo. Ringrazio di vero cuore la famiglia vocazionista per l'invito che mi è stato rivolto a venire qui. La ringrazio nelle sue articolazioni, in particolare ringrazio il Superiore Generale per le parole di saluto che mi ha rivolto. Permettete tuttavia che al mio primo abbraccio e saluto fraterno sia rivolto al Vescovo di questa Chiesa, al quale sono legato da un'amicizia antica. Abbiamo iniziato insieme tanti anni or sono, benché in luoghi diversi, il ministero episcopale. E insieme con lui saluto gli altri arcivescovi e vescovi presenti, con i presbiteri, i diaconi, le famiglie religiose. Un saluto rispettoso rivolgo al signor Sindaco di Napoli e alle altre autorità che lo accompagnano, autorità civili, militari, di polizia. E un grazie anche a nome di tutti ai volontari che assistono tutti noi durante questa celebrazione così partecipata, così sentita, così col cuore, così come, permettete che lo dica, sappiamo fare noi, uomini del Sud, cittadini di questa terra meravigliosa del Sud Italia. Qui a Pianura, San Giustino nacque il 18 gennaio 1891. Qui, fin dagli inizi, dai primi anni del seminario, egli raccoglieva i ragazzi nel giardino della sua casa e a loro insegnava il catechismo con canti, con letture spirituali. E qui, come poi egli stesso disse, qui imparò che il modo più semplice ed efficace per suscitare, per cercare vocazioni è l'attendere seriamente alla propria santificazione personale. E sempre qui, una volta ordinato sacerdote, egli tentò la prima esperienza di vita comune per l'animazione vocazionale, poi divenuto parroco di San Giorgio Martire, diede vita al vocazionario, primo nucleo della multiforme famiglia religiosa, di cui fu il fondatore. E qui, da ultimo, qui tornò dal suo ultimo viaggio, mercoledì 27 luglio 1955, e fiaccato all'estremo dalla malattia, spirò dopo pochi giorni. Questo luogo, dunque, carico di un'emozione e di una suggestione particolari, ci predispone alla cosa in questo momento più importante, ed è che Dio, dopo averci parlato attraverso le letture bibliche, adesso s'attende una nostra prima risposta. Il racconto del Vangelo, un racconto pieno di vocazioni. È Gesù che chiama, ma ci sono anche uomini che chiamano.
nel racconto del Vangelo abbiamo visto subito ergersi la figura del Battista. Giovanni Battista indica a due suoi discepoli Gesù che passava. Ecco, questa figura del Battista affascinava Don Giustino, il quale aveva di lui una particolare devozione. E di lui diceva, chiamato da Dio, angelo precursore di Gesù, angelo rivelatore di Gesù. Da lui Gesù viene presentato ufficialmente al mondo, da lui ricevono la prima formazione gli apostoli che per primi seguirono Gesù. Dietro ogni vocazione, diceva Don Giustino, dietro ogni vocazione c'è sempre un angelo precursore. E questo è un insegnamento antico, tutta la tradizione spirituale, fin dall'epoca dei padri del deserto, un insegnamento che ci viene trasmesso e oggi ci viene ripetuto. Un antico padre del deserto d'Egitto raccomandava, vai, attaccati ad un uomo che tema Dio e nello stargli vicino imparerai anche tu a temere Dio. E facendogli eco, Don Giustino esortava, chi fu il tuo angelo? Chi fu il tuo Battista, caro mio giovane? Non dimenticare chi ti recò la prima ambasciata del tuo Signore. E a noi, attraverso il dialogo tra Giovanni Battista, che Don Giustino chiamava il precursore delle divine vocazioni, attraverso il dialogo del Battista con i suoi discepoli, a noi questa sera è dato di scorgere uno degli aspetti fondamentali, essenziali della chiamata del Signore, qualunque chiamata, non soltanto al sacro ministero, alla vita consacrata, ma tutte le vocazioni che si possono inserire nella prima universale vocazione alla santità. Qual è il cuore? Qual è l'inizio di ogni vocazione? Lasciamo il commento a San Giustino. È Gesù che si volge per primo e domanda chi cercate? E con questa sua parola esteriore dà forza al timido desiderio che il Verbo interiore aveva loro messo nel cuore come raggio di sole che incoraggia a schiudersi quel primo piccolo quasi pigro germe di vocazione. Con quella domanda timida, maestro, dove abiti? L'abbiamo ascoltato, dove abiti? E la domanda che la divina grazia della vocazione aspettava come segno della libera corrispondenza dell'uomo per dire la ferma e grave e dolce e grande parola, venite. Questo Don Giustino lo diceva nel 1933, intervenendo al congresso eucaristico di Anagni, una cittadina del Lazio inferiore, nel territorio laddove per tanti anni ho svolto il ministero episcopale, dove c'è ancora un seminario. In ogni vocazione, tutto ha inizio
con quello che Don Giustino chiama timido desiderio che è il verbo interiore ammesso nel cuore. Un'attrazione viva, oppure come scrive Papa Francesco, nel sentirsi attirati dall'infinito che si apre e comincia, quell'apertura ampia, quel fascino per una realtà che è sempre qualcosa di più. Sono parole che Francesco ha scritto nella Christus Vivit. Questo che è vero per ogni vocazione a un particolare stato di vita, ecclesiastico, religioso, matrimoniale, questo è vero anche per la santità. Come ogni vocazione, anche la vocazione radicale, questa vocazione alla santità, vocazione universale, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, anche questa prende le mosse da quell'attrattiva di Cristo, di cui è pieno il cuore dell'uomo. Tutti voi reagireste, carissimi, se vi ricordassi quel testo famoso di Sant'Agostino: il mio cuore è inquieto, cioè in continua ricerca, fino a quando non si riposa in te. Ma desidero citarvi un'altra espressione di un santo più dei nostri tempi, anche se apparteneva al XIX secolo, John Henry Newman, un grande convertito, ma sempre cristiano fin dal principio nel suo cuore. In una sua meditazione, anzi direi in una pagina di catechismo, Newman esprimeva il suo cuore e diceva: io ho un posto nei pensieri di Dio, nel mondo di Dio, un posto che nessun altro ha. Che io sia ricco o povero, disprezzato o stimato dagli uomini, Dio mi conosce e mi chiama per nome. Lo sapeva bene nella sua esperienza anche Don Giustino, che diceva: venite appresso a me e seguitemi. Ecco, non solo esprime l'invito e il dolce comando, ma anche opera nelle anime l'effetto di un'attrazione divina. Nell'esortazione apostolica che ho prima citato, a Christus Vivit, un'esortazione che il Papa dedicò ai giovani e trattò anche il discernimento vocazionale, lì Papa Francesco ha scritto: Gesù cammina in mezzo a noi, sì, direi, cammina anche qui a Pianura, cammina dappertutto in mezzo a noi. Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea, passa per le nostre strade, si ferma, ci guarda negli occhi senza fretta. La sua chiamata è attraente, affascinante. Perché, possiamo domandarci, perché la chiamata di Gesù può dirsi tanto attraente? E la risposta ci giunge da un altro santo, San Paolo VI, il quale l'arcivescovo di Milano, citando il suo predecessore Sant'Ambrogio, scrisse: tutto è Cristo per noi, omnia nobis est Christus. A Lui è legato il nostro destino, a Lui la nostra salvezza. Queste parole di San Paolo VI le ritroveremo nel suo pensiero alla morte.
E lo stesso lo diceva il nostro nuovo santo, che chiamava Gesù il nostro tutto. Omnia nobis est Christus. Gesù è il nostro tutto. Ogni chiamata che Cristo ci rivolge ha nella sua essenza la rivelazione di un amore personale, un amore che Dio nutre per ciascuno di noi. San Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica a Christi Fideles Laici, dirà una frase che dobbiamo ricordare. Ciascuno di noi davanti a Dio è unico, originale, irripetibile. Sicché se non gli dico io la mia risposta, non gliela darà mai più nessuno a Dio. Ce lo assicura San Giustino. Siamo fatti per essere amati, scriveva in alcuni suoi appunti spirituali del 1914. Siamo fatti per essere amati, amati da Dio. Il Padre ci ha creati, ci ha amati per mezzo del Figlio. Oh Figlio, il Padre ci manda, ci crea a te. Non pare di ritrovare qui quanto domenica scorsa quelli che erano in piazza San Pietro lo hanno udito. Ha detto il Santo Padre, siamo amati e questo è il nostro valore. Siamo amati. In questa celebrazione di ringraziamento, dopo la canonizzazione del Santo di Pianura, e adesso carissimi chiediamo, per sua intercessione, la grazia di sentire sempre nel nostro cuore l'attrattiva di Gesù e del suo Vangelo, perché è lì che si radica la chiamata di Dio, è lì che attecchisce la chiamata di Dio. A che cosa? Semplicemente a essere santi. E come rivolto a noi, sentiamo quanto Don Giustino scriveva alla zia Giovannina. Vi auguriamo Gesù, che lo troviate dovunque, nelle vostre occupazioni, nelle vostre relazioni, nelle persone dei vostri cari e nelle condizioni di vita, che vi uniate sempre più a Lui, nelle aspirazioni della preghiera e negli abbracci dei sacramenti, nelle opere fatte per la sua gloria. Nell'attrattiva di Cristo si radichi anche il nostro impegno per le vocazioni, l'impegno di questa famiglia religiosa che ha come primo scopo le vocazioni. Perché come, ripetendo alcune parole del Papa Emerito Benedetto XVI, ci ridice anche Papa Francesco, il lavoro per le vocazioni, il lavoro con le vocazioni, non deve essere, non è proselitismo, non è cercare dei soci per il nostro club. La crescita della Chiesa è per attrazione. Cari fratelli e sorelle, e allora, mentre ci disponiamo a entrare nella liturgia eucaristica, ecco, pensiamo a quanta devozione, al raccoglimento, alla gioia, allo stupore con cui Don Giustino cominciava a celebrare la messa e adorare l'Eucaristia. Un giorno disse: nella Divina Eucaristia abbiamo il massimo di tutto, il massimo della presenza del Signore con noi, abbiamo il massimo dei doni del Signore e della intimità del suo amore. E in maniera tutta speciale, questa sera possiamo farlo, dobbiamo farlo. Preghiamo il Signore con le parole
che ci detta la Chiesa nel Messale Romano, nella Messa per le vocazioni, per la forza di questo sacramento di carità, maturino quei semi di vocazione che in abbondanza tuo Signore spargi nel campo della tua Chiesa, perché molti, formati anche alla scuola spirituale di San Giustino Russolillo, scelgano la loro vita di servire a te nei loro fratelli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e fu fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, dal Padre e dal Figlio. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, uniti nella liturgia di lode, invochiamo Dio nostro Padre perché per intercessione di San Giustino Maria ci aiuti a vivere in santità e giustizia la vocazione alla quale siamo stati chiamati. Preghiamo insieme e diciamo: santifica il tuo popolo, Signore. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, con la parola e la vita, mai si stanchino di cercare coloro che si sono allontanati ed inviarli a ritornare tra le braccia del Padre misericordioso. Preghiamo. Per i popoli della terra, si riconoscano fratelli nell'unica famiglia umana e guidati da saggi governanti, costruiscano reti di solidarietà e di pace. Preghiamo. Tu, che con la Pasqua del tuo Figlio hai consacrato il Cristo sommo ed eterno sacerdote, fa che non manchino santi e sapienti sacerdoti alla tua Chiesa. Preghiamo. Il tuo Figlio Gesù è stato obbediente al Padre fino alla morte di croce. Dona al mondo di oggi
donne e uomini consacrati alla testimonianza della radicalità evangelica, preghiamo. Tu, che in San Giustino Maria della Trinità ci hai dato un esempio di santità, continua attraverso di noi l'opera da lui iniziata, perché in tutto il mondo ci sia un diluvio di santi e di opere sante. Preghiamo. Tu, che hai costituito San Giustino Maria della Trinità, apostolo delle vocazioni, sostieni le missioni, le famiglie, ognuno di noi, affinché con la tenerezza del tuo amore ci incamminiamo sulla via della santità, gioia vera della vita e della vocazione specifica. Preghiamo. O Padre, che in San Giustino Maria hai seminato nelle vie del mondo il tuo amore e hai dispensato la gioia della tua volontà e il trionfo della tua gloria, risveglia nel nostro cuore lo zelo per le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale. Irradia nel mondo intero lo splendore della tua santità. Per Cristo nostro Signore. E con il canto adesso si accompagna il pane e il vino all'altare per l'offertorio, e quindi il momento che anticipa la liturgia eucaristica, che comincia proprio attraverso la presentazione del pane e del vino al celebrante. Ci sono due segni che contraddistinguono in maniera particolare la celebrazione di questa sera. Anzitutto la sede, cioè proprio fisicamente la sedia dove si trova il cardinale Marcello Semeraro. Ha una lunga storia quella sede, è appartenuta proprio a Don Giustino, e poi su quella stessa sede ha preso posto San Giovanni Paolo II quando arrivò a Napoli e in Campania per la visita, quella degli anni 90. Ma ancora più particolare è il segno del sacrificio eucaristico, perché all'altare viene portato il pane, un'ostia che sarà poi consacrata appoggiata su una patena, un piccolo piatto d'oro, e il calice dove poi si immerge il vino e l'acqua che diventano per noi che crediamo il sangue di Cristo. Il calice di questa sera è proprio appartenuto a San Giustino Maria Russolillo. Lui con quel calice celebrava la Santa Messa. Pianura è gremita, il corpo del Santo è in mezzo a noi, ed è un giorno bello per la Chiesa e per la Campania, per Napoli e per la diocesi, di grande cambiamento. Il messaggio che parte da qui, come ci ha ricordato nell'omelia il cardinale Semeraro, attraverso piccoli gesti San Giustino è riuscito a cambiare la vita di molte persone. Yeah.
Pregate, fratelli e sorelle, perché mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dai vani questo sacrificio, la lode e gloria del suo dono, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetto, Padre, le offerte che ti presentiamo nella memoria di San Giustino Maria, presbitero, perché partecipando al sacrificio di Cristo possiamo esprimere nella vita la forza del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Giustino riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce, la tua parola, nei suoi gesti, la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, unito agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui ad adunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi nel corpo e il sangue del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella attesa della tua venuta. Nella attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, nella sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giustino Maria, apostolo delle vocazioni, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, peregrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gennaro, il Vescovo Ausiliare Carlo, il Vescovo Marcello, che presiede questa liturgia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutto coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la potenza e la gloria di sempre.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donna l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
al Padre. Thank you.
preghiamo. I santi misteri che abbiamo ricevuto nella memoria di San Giustino Maria, presbitero, trasformino tutta la nostra vita, perché anche noi un giorno veniamo accolti al banchetto delle nozze eterne, per Cristo nostro Signore. Che cosa renderemo al Signore per quanto ci ha dato? Alzeremo il calice della salvezza e invocheremo il nome del Signore. È proprio quello che abbiamo appena celebrato. A nome di tutta la famiglia vocazionista, desidero esprimere un grazie di cuore a Sua Eminenza Reverendissimo il Signor Cardinal Semeraro Marcello, ai Vescovi, Monsignor Gennaro Pascarella, Vescovo di Pozzuoli, e Monsignor Hulton, Vescovo vocazionista in Amazzonia, Brasile, e a tutti gli eccellentissimi Vescovi e Abate qui presenti. Un grazie ai tanti presbiteri e diaconi qui convenuti. Grazie, perché ci offrite con la vostra presenza una visione della Gerusalemme celeste. Grazie al signor Sindaco di Napoli e agli altri sindaci, alle autorità civili e militari che sono venuti a ringraziare il Signore insieme a noi. La vostra presenza dà lode al Signore e onora tutta la famiglia vocazionista. Grazie a coloro che hanno coordinato la liturgia e ai giovani prossimi presbiteri che hanno offerto il loro servizio. Questa celebrazione di ringraziamento è al culmine di un lavoro di preparazione che sin da novembre scorso, quando il Santo Padre ci annunciò la data per la canonizzazione, la Commissione per la canonizzazione ha svolto in modo encomiabile, preparando la partecipazione a Roma alla canonizzazione il 15 maggio scorso e questa messa di ringraziamento. Un grazie al Reverendo Padre Salvatore Musella, Presidente della Commissione, insieme a tutti i referenti delle varie sottocommissioni e agli instancabili ed entusiasti membri per aver svolto un servizio da noi tutti altamente apprezzato. Grazie al Presidente della Nona Municipalità di Napoli, che insieme alle forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, sono stati disponibili e hanno permesso lo svolgimento dell'evento di oggi. Grazie al numeroso gruppo di volontari, insieme all'Associazione dei Carabinieri, che per San Giustino non hanno risparmiato tempo ed energie. Grazie di ogni armonia di suoni e feste di colori. Queste parole di San Giustino sono per il maestro Moccia e con la sua orchestra, il formidabile coro. Ci hanno allietati durante la celebrazione e coloro che hanno trasformato questo spazio all'aperto del vocazionario in un bellissimo tempio e colore
che ci hanno e coloro che ci hanno fatto gioire con i fuochi pirotecnici. Infine, un grande grazie alle religiose tutte e tanto grazie al popolo di Dio, che numerosissimi sono qui presenti. Mi dicono che oggi qui siamo oltre 3.000 persone, senza contare tutti quelli che ci hanno seguito in tutto il mondo attraverso le televisioni e i social. Vi invito a unirvi a me nell'esprimere tutti insieme la nostra riconoscenza e gratitudine alla Santissima Trinità con le parole di San Giustino. O mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, la vostra volontà si adempia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me e in tutti sempre più come in voi stesso, o mio Dio e mio tutto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giustino, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giustino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giustino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare sempre una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie. E con questo applauso termina la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento in occasione della canonizzazione di Don Giustino Maria Russolillo, proprio con le parole Fatti Santo. Claudio Ciotola, è stato un momento bellissimo. Un momento bellissimo, indimenticabile. Volevo ricordarvi che venerdì ci sarà il premio Don Giustino Russolillo, vedrà premiate tutte le scuole, 400 ragazzi. La faremo la premiazione dalle suore a casa madre. Coinvolgimento quindi che continua sempre tenendo presente la vocazione soprattutto dei giovani. Principalmente i giovani, partiamo dalle scuole, ragazzini hanno fatto dei lavori splendidi, stupendi, li esamineremo tutti quanti dando la massima attenzione. L'attenzione parte dai ragazzi per un'educazione, per far sì che questo territorio possa cambiare. Il territorio può cambiare, deve cambiare, e questa sera il Cardinal Semeraro ce lo ha ricordato, l'opera di quest'uomo è indimenticabile e soprattutto tante novizie oggi dedicano la loro vita al Signore.
dedicano la loro vita al Signore, perché ci sono tanti, tanti ragazzi in tutto il mondo che si vogliono fare preti, tante ragazze in tutto il mondo che si vogliono fare suore. Bisogna partire da qui, da questo luogo. Torniamo agli oratori, i ragazzi devono tornare negli oratori, dove ci siamo formati noi. Intanto io vedo già posizionarsi la fanfara del 10° Reggimento Campania dei Carabinieri, proprio perché probabilmente continuerà ad eseguire una, in questo momento di grande festa, una esecuzione proprio per continuare ad omaggiare San Giustino Maria Russolino. Continuiamo ad ascoltare queste belle parole, questa musica, Fatti Santo. E la fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania sta eseguendo l'inno pontificio, l'inno della Santa Sede. Ti ringrazio Claudio Ciotola per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima, speriamo tra qui a poco per un altro santo. Lo speriamo anche noi, ma l'importante è seguire esempi di santità e sforzarsi di migliorare la propria vita. E chiaramente oltre alla presenza di tantissimi fedeli vi è anche uno spiegamento di forze non indifferente, i tanti tecnici al lavoro che hanno consentito questa diretta televisiva, e li cito tutti, alle telecamere Marco Grieco, Vincenzo Truosolo, Juan Carlos Laburu, l'edizione di Marianna Emilio, in emissione centrale Mario Popolo ed Enzo Pullo, il coordinamento tecnico è di Daniele Montanino e di Pietro Puzzone, la regia di questa celebrazione è di Stefano Traditi, ma approfittiamo per ringraziare anche il direttore del VG 21 Gianni Ambrosino, che ha seguito nei giorni scorsi ciò che è servito per prepararci a questo importante avvenimento, e poi l'editore di Canale 21 Paolo Torino, sempre attento alle celebrazioni e ai momenti più importanti della fede campana e non solo, perché Canale 21 vuole essere sempre di più la TV non solo dei grandi eventi, ma della nostra comunità e dei territori. Da parte nostra, da parte mia, buon sabato a tutti, ma soprattutto buona domenica per domani.